Buongiorno, buongiorno cari telespettatori di Prima TV e ben ritrovati con l'allenamento mattutino dell'US Avellino. Come vedete, il terreno di gioco qui in diretta al Mercogliano Stadium viene innaffiato abbondantemente la mattina per permettere il meglio svolgimento dell'allenamento dei giocatori biancoverdi. Al momento il gruppo squadra si trova nella palestra, allestito all'aperto. Vediamo che probabilmente stanno ricevendo le indicazioni da parte dello staff tecnico. Li vediamo riuniti in cerchio. Forse il nostro operatore non riesce a mostrarveli dato l'angolo e diciamo anche l'impalcatura che non ci permette di riprendere al meglio. In attesa che la squadra scenderà in campo appunto per questo allenamento, vi ricordo che anche oggi pomeriggio alle 17:30 si svolgerà l'allenamento qui al Mercogliano Stadium. Non ci sarà la diretta di Prima TV delle nostre, in quanto saremo impegnati nei preparativi della Festa del Lupo, che vi trasmetteremo in diretta questa sera a partire dalle ore 19. Oggi è un clima di festa, cominciano ad arrivare anche i primi tifosi, i primi curiosi qui a Mercogliano, con indosso le magliette dell'Avellino. Qui vedo dei ragazzi, ad esempio, ma anche delle persone adulte con i colori biancoverdi e anche tanto di bandiere, belle scene che fanno ben capire come questo ritiro di Mercogliano stia funzionando e che stia attirando pubblico, di nuovo stia risvegliando un po' la passione assopita dei nostri tifosi che dal 2018 ad oggi, diciamo, non sono stati proprio contenti, ma come è giusto anche che sia. Intanto vedo che vi state collegando su Facebook, vi ricordo ovviamente di commentare in tanti in modo tale da discutere insieme di quello che sarà la Festa del Lupo, gli obiettivi di mercato, come si allena il gruppo squadra e via discorrendo. Marco Evangelista, buongiorno a tutti voi, di nuovo, già ci siamo sentiti in buongiorno ritiro. Stasera godetevi la Festa del Lupo anche per me, dato che oggi pomeriggio sarò impegnato nel lavoro e non ti dico come sto. Marco, quando finisci di lavorare la Festa del Lupo durerà fino a tardi, quindi immagino che come dire, intorno alle ore 22, subito dopo lavoro, puoi recarti con la sciarpetta allo stadio Partenio Lombardi, almeno per goderti mezz'ora di Festa del Lupo. Mi permetti di dire questo, proprio perché ti conosco e so quanto ci tieni. Tendiamo ancora il gruppo squadra che scenda. Diciamo, questa volta non ci siamo ben trovati con i tempi tecnici tra la squadra, appunto, e la nostra diretta. Buongiorno a Luca Torretta che ci scrive. Allora, che dire? Facciamo un piccolo. Ricapitoliamo quanto visto ieri. Allora, ieri pomeriggio si è svolto un allenamento atletico. Gli allenamenti stanno durando all'incirca la mattina, 2 ore e mezza, 3 ore, e il pomeriggio sempre 2 ore e mezza. Ieri pomeriggio nella nostra diretta vi abbiamo mostrato l'allenamento atletico, prove di forza, meno forte, come dire, meno pesante rispetto a quello che viene effettuato la mattina sul gruppo squadra. Poi successivamente si è passato negli esercizi, negli angoli dei due campi opposti, quindi giocate nello stretto e poi allargarsi nel campo e provare una giocata, diciamo, a campo allargato. Quindi giocate nello stretto, giocate in campo largo. Abbiamo visto già provare successivamente, c'è stata anche una partitella che ha attirato i tanti tifosi presenti al Mercogliano, che si sono divertiti, hanno applaudito i loro beniamini. Due formazioni, verdi contro arancioni, dove è stato provato appunto il 3-4-3 con varie tipologie di combinazioni, ovviamente protagonisti anche i giocatori del settore giovanile, vedi Luca Stanzioni, vedi Solaro, vedi Tarcinale, vedi lo stesso Di Martino. Divertente, si è visto già dei movimenti, magari qualche giocatore più in difficoltà che ha sbagliato delle giocate, vedi Mikoski, vedi Murano che invece ha cercato più volte i gol e l'ha anche trovato, Matera, buona partitella, ma anche come lo stesso Daniele Franco che si è reso protagonista di alcune ottime combinazioni con i compagni di squadra. Fa caldo qui al Mercogliano Stadium, dalla nostra postazione, diciamo sono le 9:35 e all'incirca già ci troviamo sui 28 gradi circa. Sono giorni molto caldi questi, vediamo che i tifosi cercano un po' di ombra in alcune zone qui dietro la tribunetta in attesa dell'allenamento, che il sole quest'oggi picchia forte. Gli
abbiamo altri messaggi. Giovanni del Regno, stasera verranno presentate le nuove maglie? Sì, verranno presentate le nuove maglie dell'US Avellino. Raffaele Schettino, forza Lupi, intanto vediamo finalmente che la squadra si sta recando in campo per l'allenamento, deduco allenamento atletico, questa mattina un po' sulla falsariga di quanto visto in questi giorni. Argentina Donato Pescione, Donato e Argentina, siamo già presenti a Mercogliano. Probabilmente sono i signori che ci hanno scritto che si trovano qui sotto la nostra postazione, la bandiera dell'Avellino. Canutè salterà tutto il ritiro? No, dalla comunicazione che abbiamo fatto pochi giorni fa, diciamo era 7-10 giorni i tempi di recupero per il giocatore, quindi per deduco dalla prossima settimana, se non all'inizio, a metà settimana verrà reintegrato in gruppo. Buongiorno, ma acquisti? Franco Mainolfi, acquisti nessuno, non ci sono ulteriori novità, c'è la questione che l'Avellino sta lavorando ovviamente per rinforzare la squadra, ma in questo momento si sta pensando al fronte dell'uscita, che è quello a cui bisogna dedicare maggiore attenzione, ragazzi, bisogna essere pazienti perché le cose non cambiano dalla sera alla mattina, bisogna dare il tempo, il direttore sa già quali sono i suoi interessi, quali sono i giocatori che ha puntato, si parla anche di Maric del Monza, vedi Sparano della Reggiana per quanto riguarda il fronte offensivo, degli interessi a centrocampo, Aloy che potrebbe essere utilizzato come contropartita per arrivare a Ingrosso del Pescara, che è un difensore centrale di 33 anni, quindi diciamo c'è molto lavoro che sta svolgendo la dirigenza bianco-verde, ma nessuna ufficialità e non ci saranno sorprese questa sera di mercato. Buongiorno e forza Avellino da Reggio Emilia, ce lo dice Antonio Laporta. Così comincio con l'allenamento di atletica, alcuni risveglio muscolare, allenamento sul tappetino, altri con elastici. Diamo alla Porta che spiega appunto i movimenti da dover fare, gli esercizi da fare. In campo anche i portieri, quattro portieri dell'US Avellino, c'è Francesco Forte, portiere in uscita. Relax qui a Mercogliano. C'è molto silenzio, come potete sentire, si sentono a distanza le voci dei preparatori che danno le indicazioni. Chef Carmine Pesce, che lo salutiamo affettuosamente, ce lo ricordiamo sotto le nostre dirette di Stadio Studio, ci saluta dalle Filippine. Forza Avellino da Genova, gruppo irpino di Marassi, Giovanni Papa. Questa mattina sono già tanti tifosi, ci scrivono da tutta Italia, che approfittano magari del weekend per seguire un po' le dinamiche sull'US Avellino e le nostre dirette. Un saluto affettuoso a tutti voi. Stamattina fa veramente molto caldo, io e Gianluca Cavaliere siamo un attimo in difficoltà, perché il sole picchia forte dalla nostra postazione, realmente diventa quasi intollerabile il caldo. No, Aloy è presente, rispondo a Giuseppe Fulvio Biondi che chiede a Aloy, non mi sembra di vederlo almeno dalle immagini televisive, e alla sinistra rispetto all'inquadratura che ha fatto Gianluca Cavaliere, che ha cercato di evitare appunto di farvi vedere la rete di recinzione, la recinzione del campo, è sulla sinistra comunque dell'inquadratura che si sta allenando, ve lo dico io che lo vedo. Stefano Labriola, buongiorno Michelangelo, mi dispiace non essere presente alla festa di questa sera abitando a Torino, un abbraccio a tutti i veri lupi che saranno lì e sempre forza lupi. Stefano, ti invitiamo a vedere la nostra diretta di Prima TV in modo tale che non può, magari anche a distanza potrai seguire un po' l'evento di questa sera e seguire anche la presentazione delle maglie dell'US
Avellino. Classici esercizi, come ben potete vedere, di riscaldamento muscolare. Intanto vi dico che da questa mattina comunque gli operai del Mercolino Stadium sono all'opera. Prima c'è stato il taglio del manto erboso, poi l'innaffiatura, sempre presenti gli operai per migliorare sempre di più le condizioni di questo nuovo impianto sportivo che è ritornato a vivere dopo anni di incuria e che certamente può essere importante sia per Mercogliano sia per tutta la comunità irpina, che significa anche, vediamo adesso, un campo importante anche magari per l'US Avellino, che in futuro chissà se potrà utilizzarlo per determinati generi di allenamenti con il settore giovanile e via discorrendo, ma in generale anche per tutte le altre realtà locali che erano costrette magari a doversi spostare in provincia per effettuare dei campionati minori. Antonio Cucciniello, stasera potrebbe esserci una sorpresa alla presentazione? No. Marco Costanza, il collega di tutta Avellino, buondì la mattina, non mettetevi sopra la postazione, non si cito, batte il sole, mettetevi giù che c'è il fresco. Marco, hai ragione, ma poi avrei difficoltà a raccontare un poco quelle sono le dinamiche dell'allenamento, perché non, la posizione sarebbe schiacciata e con, come sai, con la recinzione ostacolerebbe la visione anche delle telecamere. Non posso lasciare il mio operatore da solo al sole, devo esserci anch'io al suo fianco, dobbiamo essere in due a patire, non soltanto l'operatore. Giuseppe Fulvio Biondi, ecco la Loi, buongiorno e forza Lupi a Castel San Giorgio Bianco Verde. Saverio Napolitano, ciao, ma la prima amichevole, novità su Plescia, Plescia è della Carrarese, si attende solo il comunicato a stampa, va alla Carrarese, state tranquilli. Ma la prima amichevole è il 28 agosto contro una rappresentativa locale. Non si disputerà più quella con l'equipe Campania prevista il giorno 30-31, poi successivamente il 4 agosto l'amichevole con la Roma Primavera al Partenio e non al Mercogliano, allo stadio Partenio. Poi ci saranno le altre due amichevoli con Casertana, Lotto, al Partenio, e la polisportiva Lioni a Lioni. Stamattina un po' in difficoltà, diciamo, in ritardo dell'allenamento, solitamente iniziavano una mezz'oretta prima, questa volta hanno iniziato invece alle 9.30 e diciamo che per noi, per raccontarvi un po' l'allenamento dell'Avellino, non è il massimo vedere l'allenamento di atletica, già era diverso provare o fare qualche altro genere di esercizio, però va bene così, almeno vi mostriamo quelli che saranno i beniamini, parte dei beniamini della prossima stagione sportiva, che questa sera verranno abbracciati numerosi dal pubblico che sarà presente allo stadio Partenio per la festa del lupo, immagino ci sarà spettacolo e secondo me sarà molto importante far sentire
la propria voce, la propria presenza, anche per far passare quel messaggio di vicinanza, di appartenenza che in tanti ne lo diciamo riguardo i colori bianco-verdi, in modo tale magari da svegliare una passione all'interno dei giocatori della rosa bianco-verde e dare il massimo appunto nel prossimo campionato. Luca Torretto, domani sarà giornata di riposo, non sappiamo ancora il programma di allenamento dell'US Avellino, ci verrà comunicato più tardi e vi aggiorneremo ovviamente sui nostri canali. Solitamente queste informazioni vengono date la sera. Emilio Picariello scrive: buongiorno Michelangelo, grazie come sempre. Presenti oggi Aloy Maniero, soltanto Aloy Maniero non ha mai effettuato le visite mediche, finora non è mai stato aggregato al gruppo. Saverio Napoletano, ha letto che i calendari ci saranno il 2 agosto se non erro, quindi si presume che in settimana ci saranno i nomi delle due ripescate. Fermana, Torres, Paganese, Grosseto, hai novità? Sì Saverio, come già detto nelle precedenti dirette, tutto dipendeva appunto dal Consiglio federale, quindi dopo il 28, se non erro ci sarà proprio l'espressione dei gruppi del Consiglio federale riguardante le esclusioni, se ci sarà lo svincolo o meno. Il Campobasso al momento ha detto che non è stato attuato l'articolo delle NOIF che lo prevedono e quindi deduco che il 2 agosto, appunto come dicevi, ci saranno appunto il sorteggio dei calendari e anche dei gironi. Fermana, Torres, Paganese, Grosseto, da che io sappia la Fermana aveva avuto delle difficoltà economiche, infatti avevo detto la Paganese potrebbe essere ripescata proprio per via di questa problematica, però la Fermana è riuscita a garantire tutte la fideiussione, tutta la documentazione necessaria a presentare la domanda di ripescaggio e quindi probabilmente la Fermana è favorita sulla Paganese, la Torres invece è la prima è la vincitrice dei playoff di Serie D e quindi in automatico ha il posto. Ora è da capire tra Fermana e Paganese, questo significherebbe portare il Pescara nel girone C, questo perché? Perché la Fermana, Fermo, è più alto di Pescara geograficamente parlando, la Torres verrà messa con l'Olbia per garantire anche, come dire, una facilitazione nei trasporti, che diciamoci anche la verità è più facile che le squadre sarde si colleghino con il nord Italia, con il centro nord Italia che con il sud Italia, quindi questo potrebbe portare poi successivamente a far partecipare il Pescara al girone C. Questo cambierebbe un po' tutto quello che è la geografia del nostro girone, già competitivo, e con il Pescara sarebbe una realtà in più. Catanzaro, Avellino, Crotone, Pescara, è un campionato di buon livello. Orlando Esposito mi scrive, dice: buongiorno Michelangelo, spero di essere allo stadio stasera e poter prendere quel famoso caffè pre-campionato. Questa sera il caffè lo evitiamo, Orlando, perché non è indicato il caffè la sera, però sicuramente riusciremo
a vederci e a scambiare anche due chiacchiere sul mondo dell'US Avellino e della tua passione incondizionata mentre sei in giro per il mondo, per il tuo lavoro, che fa sempre molto piacere. Ragazzi, allora io direi, continua l'allenamento di atletica della squadra biancoverde, di andare un po' in pubblicità, magari si movimenta qualcosa qui sul campo del Mercogliano Stadium. Break pubblicitario, io e Gianluca ci rinfreschiamo e ritorniamo per farvi vedere l'allenamento dell'US Avellino. A tra poco. Eccoci con la seconda parte dell'allenamento mattutino dell'US Avellino. Nel break pubblicitario ci siamo rinfrescati, fa veramente tanto caldo qui al Mercogliano Stadium, anche i tifosi in difficoltà a seguire questo allenamento che è iniziato alle 9.30 questa mattina. Abbiamo iniziato una fase di atletica, adesso si continua il lavoro atletico ma di scatti, come ben potete vedere. Mister Taurino prima prendeva le dimensioni del campo, la distanza per fare determinati esercizi, e continua a parlare con il proprio staff. Già vediamo le due squadre indossare una parte dei giocatori indossare la pettorina. Questo ci sta a indicare che sicuramente verranno effettuati gli esercizi come ieri su giro palla, movimenti difensivi con il centrocampo, combinazioni proprio di fraseggio, senza fare una vera e propria partitella. Si inizia sempre in un fazzoletto di terreno per poi allargarsi a tutto campo per migliorare proprio i movimenti e il fraseggio. Intanto riprendo il telefono per leggere i vostri commenti. Giuseppe Furione, buongiornissimo, sono fiducioso per l'operato della società e credo che quest'anno ne vedremo delle belle. Forza Avellino da Firenze. A proposito del campo basso, trattative per Liguori, Saverio Napolitano, credo in questo momento non ci sia nessuna trattativa, c'è sicuramente l'Avellino e può essere interessata se, diciamo, reputa il calciatore idoneo al gioco dell'Avellino, se più che altro serve in quella posizione dove gioca. Non credo, ma al momento trattative in corso non ce ne sono, anche perché bisognerà comprendere che cosa accadrà al campo basso e come si comporteranno. Vediamo allenamenti oggi pomeriggio alle 17.30, gli altri allenamenti. Ora urgono punte, lo dice Ivan Capone, una potrebbe essere Cuppone, l'altra un Mister X per fare la differenza. Alfonso Verringia, buongiorno Michelangelo, io personalmente avrei acquistato il trio d'attacco dell'Ancona Matelica, tre bravissimi giocatori e anche giovani, tu cosa ne pensi? Alfonso, allora ti voglio essere sincero e che non faccio lo spavaldo, l'Ancona è una buona squadra, l'anno scorso ci ha stupito anche lo Stadio Partenio, non conosco al meglio i tre giocatori, però non credo che una squadra, come dire, si vada a depotenziare regalando, vendendo tre giocatori a un'altra squadra. Certamente ci può essere interessante, ma dipende anche dalle richieste economiche, perché determinati giocatori, anche attaccanti, come dire, i cartellini costano. In questo momento non tutti i club vogliono spendere molto sul trasferimento vero e proprio un calciatore. Vedi ad esempio Ferrari e Vicenza, il cartellino è costato 450.000 euro, da che sappiamo, una cifra non di poco conto per quello che è campionato di Lega Pro. Facciamo sentire un po' di auto ambientale, sentite le indicazioni del preparatore atletico nel motivare, nel caricare la squadra, nel effettuare questo esercizio. Con la pettorina arancione vediamo Dossena, Auriletto, Matera, Nikoski, Rizzo, Franco, Murano, Di Gaudio e Garetto. Non vorrei sbagliarmi. Quindi questa, diciamo, è una tipologia di formazione, sta provando, ci sono stati dei cambi rispetto a ieri le due squadre, passatemi il termine, fatte dalla maglia verde e dalla pettorina arancione. Ricordo che ieri è stata fatta al fine allenamento anche una partitella tra le due squadre a metà campo. In maglia verde invece vediamo Solaro, Tito, Bernardotto,
espansione di Martino, Ricciardi, Russo, Tarcinale, Bove, Garetto, mi sembra che indossi, sì, la maglia verde, sì, avevo sbagliato. Poi vedremo successivamente come si schiereranno, vediamo il prossimo esercizio, che stanno spostando sulla zona, sulla nostra destra, diciamo una posizione anche più vicina per mostrarveli. Buongiorno da parte di Michele Ciampa, buongiorno a te. Nasci, cresci Avellinese, ma lo è, sta ancora in campo, non si rompe mai. Pettorina, titolari? Grazie per i vostri servizi, siete grandi. No, Pascal, secondo me è presto da dire, stanno più provando varie combinazioni. Anche perché poi, se vedi, ci sta l'utilizzo di molti giocatori del settore giovanile. E io spero che Tito rimanga, che mi è sempre piaciuto molto. Grazie per le dirette a te, commissario, e a Petulla, cioè Pellegrino. Soprattutto per noi emigrati al nord, Andrea. Figurati, grazie mille per seguirci. Dal nome impronunciabile, però non riesco. Asfasad Marad. Allora, cercavo di capire, non so se siete riusciti a sentire la voce di Taurine del preparatore atletico, è un allenamento questo per uno o due per smarcarsi, come se fosse per fare un movimento, come ben potete vedere. Ecco appunto, viene data l'indicazione sotto la nostra postazione da Sportillo verso Tarcinale, giovane giocatore della Primavera, che praticamente, come ben potete vedere, ci sono queste aste rosse in campo che vanno a simboleggiare un po' la presenza del giocatore avversario, quindi deve fare un movimento per smarcarsi e per poter andare a passare il pallone al compagno di squadra. Sotto la nostra postazione, che sono anche più facili da farvi vedere, ci sono Bove, Tito, Moretti, Guadagni, Ricciardi, Tarcinale e Dossena. Pascal Alfonso, grazie per le info, nel nord dovremmo stare lì con voi, immagino Pascal, immagino. Eric Chimera, Tito tecnicamente non si discute, deve solo cambiare atteggiamento mentale, meno passaggi di trivella, più sostanza. Magari la trivella aggiungerei. Vito Pecchia, buongiorno e sempre forza lupi. Modestino Ruggero, Maniero anche oggi assente? Sì, la società rischia qualcosa se non si allena? No, perché non ha effettuato le visite mediche. Credo che il segretario, il direttore sportivo conoscano al meglio quello che è un regolamento. Finché non vengono effettuate determinate visite mediche, non vengono portate determinate documentazioni, non si possono inserire all'interno del gruppo. Taurino sempre molto presente vicino ai giocatori, cambia gruppo continuamente, parla con tutti i giocatori, corregge ogni movimento, anche ogni passaggio che viene fatto dai giocatori. Giovanni Santulli, al lavoro, sono al lavoro e vi guardo, se dovessero accorgersene, sono uccelli per diabetici, forza lupi da Vallo della Lucania. Giovanni, non ti far beccare, mi raccomando, al lavoro. Oppure alza il volume a manetti in modo tale che raccontiamo anche a loro l'allenamento dell'US Avellino. Pietro Caliano ci nomina Trotta. Insomma, a me Trotta non piace, non so la vostra opinione al riguardo.
Cioè, Trotta secondo me non è il giocatore che noi ricordiamo ad Avellino adesso. Ecco. Corretto Giuseppe Guadagni, Peppe, quella palla che hai sbagliato era determinante per andare in porta, parole di Taurino che già immagina appunto i giocatori muoversi in campo con gli avversari e attuare al meglio determinati schemi per arrivare davanti alla porta avversaria. Fondamentale questo, che quello ci è mancato un po' negli ultimi 2 anni, proprio il gioco offensivo. Eric Chimera, Trotta è passato, concordo, io mi focalizzerei più su Castaldo. Ovviamente è una battuta di Eric, ce la fa capire con l'emoticon. Incredibile, ho trovato un angolo di ombra qui sopra la postazione. Riesco a vedere anche l'allenamento, ragazzi, è qualcosa veramente in questo momento di fondamentale. Pietro Galiano lo è, sta ancora lì? Sì. Quindi adesso movimento per scoprire un ruolo, una posizione, mettiamola così, praticamente per permettere di andare a un giocatore in profondità. Probabilmente siete riusciti anche voi a captare le parole dello staff. Ampiezza per Mister Taurino. Fabiano Taurisano, perché non è stato preso Ferrari, 17 gol e 7 assist l'anno scorso? Perché se l'è preso il Vicenza pagando il cartellino, 450.000 euro. Il Vicenza, il proprietario, è uno degli uomini più ricchi d'Italia, se non vorrei sbagliare, 450.000 euro soltanto per il cartellino, più i costi di ingaggio, diciamo un affare da quasi 1 milione di euro che il Vicenza ha voluto fare. Chiamo di Sportillo su Dosseno per il movimento che era andato ad effettuare. Ivan Capone, quanto accanimento su lui stasera, che rimanga a casa in modo tale da evitare risse. Credo che ci sia questo pericolo, dai ragazzi.
Presente anche questa mattina il sindaco di Mercogliano, buongiorno sindaco. Salutiamo, sempre presente qui al Mercogliano Stadium, una creatura nata in pochissimo tempo e che successivamente subirà ulteriori interventi per renderla sempre migliore. Che dobbiamo stare così noi, perché sennò la telecamera è contro luce e non veniamo neri. Sindaco Vittorio D'Alessio, per fare un bilancio di questi giorni di giro, siamo al sesto giorno, la considerazione iniziale è allo scetticismo di quanti avevano anche messo in discussione la sede del ritiro. L'amministrazione ha risposto con una struttura che si è dimostrata in questi giorni all'attenzione e con un investimento che non solo guarda... Alfonso Verrengia, quelle plusvalenze hanno rovinato il calcio, aggiungerei. Eccolo, eccolo. Gianluca, possiamo far vedere Canutè? È arrivato al campo Mamadou Canutè, si vede con una vistosa fasciatura al braccio. Era entrato in campo con l'addetto stampa, ora sta risalendo verso gli spogliatoi, ma probabilmente vedrà l'allenamento della squadra da vicino. Segno evidente che il calciatore sta per essere reintegrato all'interno del gruppo, come già vi avevamo detto poc'anzi. 7-10 giorni per esempio di recupero. Antonio Cuccini lo chiede perché l'amichevole con l'equipe Campania non si fa più, sinceramente non lo so, non so rispondere, evidentemente è stata valutata, non c'era necessità, oppure era un problema organizzativo tra le due formazioni, non ve lo so dire. Allenatore ha già preparato le Taurino va a parlare con Bove e Ricciardi, va a correggere un movimento che hanno effettuato. Io lo ripeto, poi vedete voi se credere o meno alle mie parole, però l'anno scorso la nostra diretta durava quanto l'allenamento dell'Avellino, quest'anno la nostra diretta dura un terzo praticamente dell'allenamento dell'US Avellino e soprattutto vediamo un allenatore parlare a tutto campo, perché il nostro Gianluca ve lo sta inquadrando, era passato da noi, da Bove a Ricciardi e ora sta andando da Stanzione e Di Martino, cioè dalle giocatori della prima squadra a giocatori del settore giovanile. Non fa differenza, va a dare indicazioni a tutti i gruppi presenti in campo e a correggere i movimenti. Io queste scene non le ho viste l'anno scorso nel ritiro di Roccalasa, era qualcosa che mancava. Questo è il terzo anno che vi raccontiamo il ritiro dell'US Avellino, il primo anno a Sturno, l'anno scorso a Roccalasa e quest'anno a Mercogliano, e stiamo vedendo qualcosa che non eravamo più abituati. Poi, credetemi o meno, Alfonso Iandolo, come mai hai detto prima che Maniero non sta in gruppo e perché non ha effettuato tutte le visite mediche e quindi la società non è colpevole? Quindi ti chiedo, la società può multarlo? No,
se vuole può, ma evidentemente non c'è la necessità, evidentemente si sono accordati tra i giocatori, la società, nel dover effettuare questo genere di visite, non questa burocrazia per poter entrare in ritiro. Evidentemente è stato fatto anche una scelta perché il calciatore è in esubero, è fuori, evidentemente è stato fatto quest'altro genere di scelta. Oppure, come dicevo, la documentazione fornita ad esempio da Loi, Tito e Forte è arrivata in concomitanza con il ritiro. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Certo è che questi giocatori non sono in ritiro ed è tutto fatto a norma di legge. Poi ovviamente noi ci basiamo su quello che è l'esperienza del direttore e del segretario dell'USL, poi per curiosità andremo a vedere anche noi, vi racconterò quali saranno le norme che consentono tutto questo, data la mia passione un po' per gli ordinamenti sportivi. Eric Chimera: c'è molto dialogo tra allenatore e giocatore, questa volta è nettamente un buon inizio rispetto al passato, speriamo bene, l'anno scorso c'era una sorta di autogestione purtroppo. Sì, l'anno scorso diciamo è stato un anno molto particolare anche con il cambio di allenatore, talvolta penso che anche il gruppo alcuni non abbiano voluto seguire anche mister Gautieri, però fa parte un poco diciamo di quel chiacchiericcio da bar che lascia il tempo che trova. Rimaniamo collegati qualche altro minuto qui al Mercogliano Stadium per farvi vedere qualche altra immagine dell'allenamento dell'USL Lino, che sono appena le 10:15, iniziato alle 9:30, deduco che finirà intorno alle 11:30/mezzogiorno, come visto nell'ultimo periodo. Poi vedremo se ci sarà qualche cambio, ovviamente noi ve lo diremo nel telegiornale che andrà in onda alle ore 13. Anche di Pietro Sportillo, come ben potete vedere, esperienza anche da parte sua, già ex calciatore di Serie C che conosce bene la piazza Avellinese, sia perché ci ha vissuto quando la Cavese giocava a Mugnano del Cardinale, sia perché la conosce da avversario, sia perché è un uomo di calcio e sa che cosa significa indossare questi colori bianco-verdi. L'abbiamo sentito a notte ritiro, molto determinato, molto, come dire, intelligente anche nel dosare le parole. L'allenatore è molto attivo anche nell'organizzare il campo, adesso i giocatori si stanno andando a rinfrescare, è bella la scenetta, Aurino dice andatevi a rinfrescare, organizzare il campo ci pensiamo noi, e lo staff è al lavoro per organizzare il campo, ma nello staff e l'allenatore ma anche in primis a raccogliere i birilli da terra e riorganizzare il campo a secondo di quello che saranno gli esercizi. Alfonso Verrenge: io credo che quest'anno sarà l'anno di Mikoski, Bernardot e Di Gaudio. Ce lo auguriamo tutti che questi giocatori possano fare bene come tutta la squadra, ma soprattutto Antonio Di Gaudio, che può essere un valore aggiunto. Domani facciamo un servizio di questa gara, che era la più bella gara che si è fatta negli ultimi anni. La gara 3500. Allenamento probabilmente adesso con il pallone. Fatti vedere, Simone. Che venga a fare? Quando c'è busca pane, che cazzo venga a fare? Dico, mi può portare sempre amico nostro, amico? Guarda, parlo con Barriga d'Euro. Appunto, questo sto dicendo. Ma che lo porto fino a pranzo? Sì, e mo mangio, si faccio lo comandante dei vici. Cazzo che già rispondo. Vieni che ti offro io a pranzo. Qua. Si organizzano pranzi qui al Mercogliano Stadium, ben potete sentire, tra tifosi, amministratori e quant'altro. Si parla anche
di questo lo potete sentire dai nostri microfoni, volevo fare l'audio ambientale del campo, ma stiamo facendo l'audio ambientale del pubblico. Praticamente Carmine Campanella, prima di salutarvi leggo l'ultimo messaggio. Michelangelo, buongiorno, ma stasera la festa del lupo ci sarà il nostro bomber maniero? Non credo. Marco Costanzo, il sindaco chi si sta appiccicando? No, Marco. Non sta litigando con nessuno, tra amici si organizzano pranzi con fare, come dire, molto accesi, tra battute e quant'altro. Allora, vediamo che sta per iniziare evidentemente un allenamento tattico. Ragazzi, scusate, siamo in diretta. Era il volume un po' troppo alto. Vi stiamo raccontando appunto l'allenamento del Vessaglino, vedete che ci sono le indicazioni ai due gruppi squadra, probabilmente adesso si passerà all'allenamento col pallone, giocate nello stretto, giocate nel campo largo, noi vi racconteremo tutto nel TG Sport delle ore 13, sono le 10:20, si interrompe qui la nostra diretta agli allenamenti mattutini, vi ricordo l'appuntamento alle ore 13 col TG Sport, alle 17:30 non faremo la diretta dell'allenamento, ma ci sarà l'allenamento al Mercogliano Stadium e alle 19:00 la diretta della festa del lupo dallo stadio Partenio Lombardi, presentazione delle giovanili, presentazione della maglia, presentazione anche della squadra, tanti tifosi presenti, tutti con i vestiti bianco-verdi, portate la sciarpa perché spero che venga fatta la sciarpata bianco-verde sui gradoni dello stadio Partenio Lombardi. Per questa mattina è tutto, un abbraccio a tutti voi e forza Avellino, grazie per averci seguito.